In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo alzatosi disse al Signore: ecco Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e se ho rubato a qualcuno lo restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, domenica 30 di ottobre 2022. Gesù dice a Zaccheo: oggi devo venire a casa tua. Ecco, quel verbo dovere ci lascia un po' così, perché lui è Dio, il Signore, l'Onnipotente, il Tutto, l'Onnisciente, eppure davanti a un uomo gli dice devo. E di conseguenza noi entriamo in una modalità che è abbastanza, come dire, dubbiosa, no? Uno che non deve render conto a nessuno gli dice a un altro: devo venire a casa tua. Perché deve venire a casa sua? Perché è proprio il comportamento di Zaccheo che attira questa divinità, questa grandezza, questa immensità. È proprio il comportamento di uno che ha sbagliato, ma rimedia e il danno che ha compiuto lo salda con tanto di interessi. E quindi possiamo stare a parlare fino a domani di chi è il Signore, qualcuno sicuramente, anzi molti sicuramente lo diranno in maniera più profonda di quella che la possa dire io, in maniera più completa, con tanto di nozioni anche teologiche. Però quello che è il sunto dei fatti, secondo me anche il Vangelo si ricapitola tutto in Zaccheo, perché è lì, laddove esiste l'uomo, esiste anche la colpa, perché siamo tutti vittime del peccato, ma esiste anche la volontà e la contrizione di rimediare a quel peccato. Laddove esiste una chiesa, dove esiste comunque un mondo legato o legabile a Gesù, un mondo moderno in cui tutto sembra sia scusabile perché l'umanità è nata così e sarà sempre così, e si cerca una scusa, una giustificazione. Zaccheo invece ai suoi errori non crea una giustificazione, ma crea un ambiente di modo che quelle cose che sono state sbagliate, vuoi per natura o vuoi per contesto, vengono rimediate. E qui si rifà tutta l'azione dei santi, quindi tutta la concezione del peccato, tutto l'orrore del peccato si ricapitola in Zaccheo, che lui veramente diventa un po' il concetto di espiazione. Poi è vero, la Chiesa ha percorso altre vie, gente che appunto si flagellava, si martoriava, ne faceva di tutto di più, viveva la passione di nostro Signore Gesù Cristo in continuazione. I grandi santi, i grandi mistici vivevano delle cose terribili sul loro corpo. E quindi di conseguenza quello che oggi ci insegna Zaccheo è proprio questo. Forse la maggior parte di noi non ha l'ascesi per poter fare quello che fanno i grandi mistici, però ha la possibilità di rimediare, di ricorrere a quella santità che ci rimane, o quel briciolo di santità che ci rimane, in virtù anche del battesimo, di capire l'orrore del peccato e l'orrore di quello che è il nostro comportamento, che può danneggiare le altre persone. Quindi una volta che noi capiamo quello, rimediamo. Però per rimediare a questo ci vuole la contrizione del cuore, che è un attributo che non viene da se stessi, come il perdono non viene da se stessi, ma viene generato appunto
come dono dello Spirito Santo in virtù del fatto che noi riconosciamo, come dicevamo ieri, la nostra umiltà. E una volta che tu riconosci la tua umiltà, sei anche in grado non solo di pregare, ma di capire quelli che sono gli errori che hai fatto. Altrimenti, come appunto dicevamo ieri, continueremo a sbagliare finché la nostra maestra di vita ci insegnerà quanto sia veramente un errore contare solo ed esclusivamente sulle nostre forze e non accettare a volte anche il consiglio degli altri. Quindi cosa ci insegna Zaccheo? Ci insegna una cosa semplice, che quanto più tu sei umile, quindi Zaccheo nella sua umiltà veramente ha dato tutto il suo essere, allo stesso modo un Dio che è grande, che è immenso, che è tutto, umilmente si deve fermare da lui. Quindi si ferma davanti a chi ha la sua vita impregnata di umiltà. E questo non è, come dicevo ieri, una cosa così, ma è la biografia iniziale della Vergine. Quindi più umiltà, più Dio. Senza umiltà, senza Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Per il santo dimenticato di oggi, la scelta ricade su Santa Shushanik, una granduchessa di Kartli. Siamo nell'anno 400 e la Chiesa Georgiana ricorda il martirio della granduchessa Shushanik, consumatosi appunto il 17 di ottobre del 475. Ma perché lo ricorda? È una vicenda particolare, molto particolare, e questo ci è arrivato attraverso la testimonianza di un grande agiografo, ovvero Giacomo Ciuzesi, che altro non era che il confessore della Santa. Shushanik era la figlia di un aristocratico armeno e viene data in moglie a Varsken, un granduca di Kartli, della Georgia orientale. La loro unione non ha problemi fino a che Varsken, per opportunità politiche, si converte al zoroastrismo. Lei naturalmente accusa di apostasia il marito e viene arrestata, imprigionata e sottoposta a qualsiasi umiliazione. La cosa più toccante è che lei non solo non avrà in carcere nessuna agevolazione, anche perché comunque è imparentata con persone di un certo potere, ma è lei stessa che non cerca nessuna consolazione. E anche il marito, quando va lì e gli dice: dai, convertiti, cerca di ritirare quella che è la tua fermezza, lei non ha nessuna esitazione. Lei va avanti e morirà di digiuni e di mortificazioni dopo 6 anni di sofferenze. È una persona che veramente ha vissuto la sua fede in una maniera totale. E la testimonianza che ci dà il suo confessore delle ultime parole che vengono scritte appunto dal racconto che c'è stato tra lei e lui fanno capire quanto la santità di questa donna avesse delle vette talmente elevate che io penso che lei non potesse morire se non da martire, per testimoniare veramente l'amore che c'è verso il Cristo. E allora appunto leggiamo quella che è questo scritto di cui ci lascia il suo confessore, che è pieno di santità e che è pieno veramente di altezze, di ascesi che penso che quasi nessuno possa raggiungere. Ascoltiamo. Quando entrai, la vidi coperta di sfregi e col viso gonfio. Le dissi: lascia che ti pulisca dal sangue che copre il tuo volto e dalla polvere che irrita i tuoi occhi, e che ti applichi unguenti e medicamenti, cosicché, a Dio piacendo, i tuoi dolori possano essere alleviati. Ma Shushanik mi disse: padre, non dire questo. Il sangue che tu vedi e per la purificazione dei miei peccati. Allora alzai la voce e cominciai a piangere. Ma Shushanik mi disse: non piangere per come mi vedi. Questa notte è stata per me l'inizio della gioia.
Ecco, carissimi fratelli, davanti a queste parole io penso che non esista nessun'altra parola che si possa dire, se non chiedere l'intercessione di Santa Shushanik perché ci dia tutta la forza possibile e immaginabile di superare ogni ostacolo che la nostra vita ci porrà, ogni situazione che noi possiamo trovare sconfortante, e andare avanti con l'intercessione di lei. Penso che dopo questo racconto sicuramente sarà una di quelle sante a cui farò sempre riferimento, perché credo che la forza che danno queste parole difficilmente possa trovarla in altri contesti.